L'ho vista come, questa è la terza volta che noi affrontiamo la Juventus, non abbiamo mai scelto la stessa strategia e questo dimostra la forza della Juventus, nonostante tu possa andare alti o a cercare di impedirgli la costruzione, hanno poi una qualità tale per cui ti impediscono di poter reggere una parità numerica. Noi ci aspettavamo una Juventus che occupasse il campo come ha fatto contro il Barcellona e quindi con una difesa a 3, quattro centrocampisti, due grandi giocatori abili a smarcarsi tra le linee e questo per noi diventava prioritario, diciamo, come adattamento, chiudere gli spazi centrali per creare densità e poter riconquistare la palla e ripartire. Siamo anche ripartiti, non l'abbiamo fatto con grande precisione, questo è vero, però abbiamo dato tutto quello che potevamo dare e sono contento della prestazione dei ragazzi. È chiaro che queste sono partite che più tu riesci a mantenere, diciamo, sullo 0-0, più riesci magari a sfruttare qualcosa che ti possa far pensare anche di strappare punti. Questa è la nostra mentalità, poi bisogna riconoscere il valore e la qualità degli avversari. La Coppa Italia per noi era importante superare il primo turno perché ci dà la possibilità e comunque cercherai di giocare convinto e volenteroso di passare anche il secondo. È chiaro che per noi diventa importante anche dare minutaggio a giocatori che stanno giocando meno, anche per scoprire nuove risorse, perché alla fine non si può pensare che possono giocare sempre i soliti. Abbiamo bisogno, come l'anno scorso, di trovarceli alla fine tutti motivati, tutti qualitativi e tutti convinti di se stessi. Non è il modo di pensare del Crotone, credo. Prima di pensare che qualcosa diventi fondamentale, ce lo siamo dimostrati l'anno scorso. Noi abbiamo una qualità che dobbiamo difendere, che è la capacità di resettare ad ogni partita e pensare di andare su ogni campo per far punti. Noi siamo venuti questa sera con l'intento di strappare almeno un punto, senza almeno un punto, volevamo strapparlo con tutte le nostre forze, non ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo pensare alla prossima partita, che è ugualmente importante, ma abbiamo fatto forse più punti, ma non conta. Conta quello che tu, dopo il girone di andata, vedremo quanti punti saremo riusciti a fare per fare anche una disamina. Ma io credo che noi abbiamo adesso, gli attaccanti stanno tutti bene fisicamente, Tone è stato recuperato, ha fatto una grandissima partita per la squadra stasera, non siamo riusciti a servirlo per le sue qualità magari negli spazi. Simi ha recuperato, ha dato il suo contributo, Trotta sta bene, quindi come sempre noi crediamo che tutti i nostri giocatori possano diventare importanti e fondamentali e poi fa parte del gioco magari perderne qualcuno per squalifica, insomma, di ammonizione durante il percorso.